Ok, adesso che tecnicamente siamo. Io credo che in teoria dovrei ritornare adesso nella mia città. Perché devo. Ho praticamente reclutato una persona, come mi era stato richiesto dal mio capo sezione. Ecco, praticamente per tornare al discorso di prima, è stata criticata un pochettino questa cosa, anzi ora qua effettivamente c'è l'animazione, ma in alcuni momenti praticamente questa animazione laterale non c'è e si vede praticamente il personaggio che corre così e praticamente sliscia da sinistra a destra senza capire un pochettino quale sia la situazione, quale sia il movimento. E quindi, siccome alcune volte capita, è stato un po' criticata sta cosa, ma vabbè, alla fine sti cazzi. Ah, bisognerebbe vedere se nelle altre città ora si è sbloccato qualche cosina, effettivamente. Però credo di no, in realtà. Per il momento mi sa che è un po' presto. Ah, c'è di nuovo. Resti per un po', Gar? Ymir si sta di nuovo lamentando di come non ci sia mai nessuno qui ad aiutare. E tu? Vuole mandarmi ricognizione a nord. Dice che lavoro meglio da sola, senza ostacoli. A nord? Dove? Al confine con i Galdeani? Ho una brutta sensazione, Gar. Molto brutta. Se ci tiene la tua vita, scappa finché sei in tempo. Tutti sta cosa stanno dicendo. Non posso credere che manderanno Sabine in ricognizione. Pensano che la situazione sia davvero così difficile? Ecco, infatti, vedi, devo andare da lui. Esatto. Allora, intanto riposa. Così recuperiamo gli HP, recuperiamo tutto. Perfetto. Però adesso, prima di ritornare da lui. Oddio, mi stavo strozzando. Io quasi quasi mi farei un giro nelle altre città per vedere se è cambiato qualcosa. Oddio, tu chi sei? Ah, chi? Oddio. Sei simile alla vecchietta di Shwigoden 2, che però lei si chiamava Taki, con la T. Del personale supplementare qui e qui. E avremo bisogno di ulteriori provviste. Spero davvero che si sia immaginata tutto. Ymir. Oh, gentile da parte vostra farvi vedere. Dove eravate voi per di giorno, mentre io ero qui a lavorare duramente giorno e notte? Ehi, guarda che anche noi ci siamo fatti il mazzo. Ho degli ordini per te, Gar. Non devi parlare con me. Nowa è il sostituto capitano ora. Ah, giusto. Scusami, oh grande capitano. Puoi chiamarmi semplicemente Nova. Ti aspetti che io mi metta a imparare dei nomi quando tantissimi della guardia prendono e se ne vanno senza neanche degnarsi di farlo sapere al sottoscritto? Oh beh, i tuoi ordini. A ovest di Eltiswise si trova un villaggio di nome Altverden. Gli abitanti hanno segnalato dei banditi nell'area. Dovrete investigare e possibilmente far battere i ritirati banditi. Credo che la vostra sia la squadra più adatta per questa missione. Buona fortuna, non morire e così via. Perché ci reputi la squadra migliore per questo incarico? Perché lo siete? Il mio compito è trovare lo strumento perfetto per ogni lavoro, e in questo caso siete voi. Sei stato sotto l'ala di Gaara abbastanza a lungo, e se la missione dovesse tramutarsi in una battaglia, credo che saresti in grado di cavartela, no? Dici che è per questo? Ok, allora va bene. Ciao Robby, tutto bene, grazie. Tu? Allora, vabbè, qui noi già ci siamo stati nelle altre stanze, quindi non è un problema. Va bene. Dovrei fare le armi di cosa? Ah,
portiamola a livello 3 anche lei. Allora, migliorie. Esatto, così. Anche lei può. Ah, lei ha la runa. Ha la runa luce nell'arma? O è. No, mi sa che è il tipo di attacco. Sì, è il tipo di attacco. Tipo magia. Chi lui ha fendente, distruzione, presa. Fendente, presa. Sì. Mi sa che è il tipo di attacco. Perché ovviamente, sempre per ricollegarmi a Shuikoden, si potevano mettere le rune praticamente nell'arma. Per appunto incrementarne gli effetti o i poteri. Ah, tra l'altro ho preso anche la runa della terra. Però non so se la posso equipaggiare a qualcuno. Ah, oh, modifica runa. Io. Lui ha soltanto tutto bloccato. Vedi, lei è runa dell'acqua. Vedi, questi sono bloccati perché si sbloccano dopo. 60, 20, 30. Ogni 10 livelli sblocco. Cinquanta, quaranta, sessanta. Sì, 20, 30, 10. Sì, ogni 10 livelli sblocco uno slot delle rune. Che tra l'altro questi qua sono gli slot supporto. Questo bloccato proprio. Eh già, peccato. Perché sarebbe stato figo inserire già la runa terra. Anche se, oddio, solitamente la runa terra è più da supporto. Dona la capacità di esercitare la magia della terra di livello 1-3. Quindi da livello 1-3. E poi qua runa della magia, aumenta la magia del 5%. Vedi, lei la può equipaggiare, runa della terra. Però dovrei toglierle quella dell'acqua. Ma quella dell'acqua è buona perché mi cura, quindi niente, rip. Come non detto. Scherzavo. Lì c'è l'estimatore, vabbè. C'è qualcosa. Sì, è arrivato il momento di dare la caccia ai banditi. Dov'è che dobbiamo andare? A ovest, al villaggio di Altverden. Molto bene, proseguiamo, Nova. Ok. Sai, di recente c'è molto parlare di criminali. Già, forse sono fuggiti da qualche battaglia. Ho un cattivo presentimento. Se disturbano la gente, dobbiamo fare qualcosa. Ecco, vedi, noi dobbiamo andare lì. Ma se io invece, con il mio spirito, da così, con il mio fiuto, con il mio spirito, vado da un'altra parte, c'è qualche cambiamento in città, magari con qualche nuova recluta. Cosa non c'è? Perché la locanda è rappresentata da uno stanzone e basta. Va bene. Allora, siamo nella città che giustamente ci è stata detta. Quindi andiamo a vedere sti banditi che vogliono. Tra l'altro, qui questi qua parlano, non c'è niente. Ok. Ecco il drift del mio pad che ci regala emozioni. Ah, dovete essere della guardia. Grazie per essere venuti così in fretta. Fatemi radunare gli abitanti. Mi chiamo Noah. Sono il sostituto capitano di questa compagnia. Ho sentito che avete avuto dei problemi con dei banditi. Esatto. Sia benedetta sua signoria per aver ascoltato le nostre richieste. Hanno depredato Altverde nei villaggi vicini e distrutto le nostre trappole da caccia. Mi si sono avvicinati mentre raggiungevo il mercato.
Hanno distrutto i miei campi. Ho sentito dire che un mercante è stato attaccato nel villaggio limitrofo. Ok, che aspetto avevano? Erano tre. Quello al comando aveva la barba. Quello che ho visto io era un tizio inquietante con un cappuccio. Ho sentito dire che i criminali erano vestiti di rosa e indossavano maglie a maniche lunghe. Eccoci, come il nostro Yusuke. Un trio di uomini barbuti con cappucci rosa? Che strano. Magari potete aiutarci a capire dove si nascondono. Ho sentito che si sono ritirati verso ovest, ma non c'è niente da quella parte. Ah, ecco, vedi, nella miniera. Come dicevo prima. C'è la miniera. O forse sì. Cosa intendi dire? A sud-ovest da qui, parecchi anni fa, trovammo un'entrata, forse di una vecchia miniera. Sigillammo quel posto dopo che qualche bambino ci finì per errore, ma qualcuno potrebbe averlo trovato e riaperto. Da una parte è la nostra unica pista, ma dall'altra... ma... possiamo comunque vedere cosa riusciamo a trovare. Potenzialmente nulla. Se così fosse, potremmo comunque cancellare una pista dalla lista, no? Suppongo di sì. Dove si trova questa miniera? Abbiamo lasciato un segno discreto vicino all'entrata. Vi dirò cosa cercare. Ok, daremo un'occhiata lì. Grazie mille, impavidi membri della guardia. Ok, va bene. Quindi la miniera, appunto, noi già ci siamo stati prima, quindi già so ovviamente dove si trova, però... io sono molto più curioso di sapere se effettivamente si possono reclutare già altri personaggi, perché poi la parte del reclutamento è una tra le parti più belle di questi giochi, perché incontri membri nuovi, incontri persone che possono anche essere potenzialmente fighe, poi anche proprio dal punto... Oh! Eccoti qua. Kuroto. Salve. Ho delle belle pelli da vendere oggi. Ti potrebbero interessare? Ah, scusa. Non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Kuroto e sono un cacciatore commerciante. Questa balestra è la mia migliore amica da sempre. Con questa la mia mira è infallibile. Sono anche più preciso degli elfi. Questa è un'affermazione piuttosto forte. Aspetta, riesco a fiutarlo. Stai cercando di realizzare qualcosa di grande, giusto? Ormai lo faccio da tanto tempo. E per questo ho una certa sensibilità. Non mi sfugge niente. In realtà sto cercando dei nuovi compagni che vogliono combattere al mio fianco. Ma certo... e ora c'è la parte in cui provi a convincermi, giusto? Qualcun altro ci aveva già provato in passato, ma se pensi di impressionarmi in questo modo, ti sbagli. Non esiste uomo o donna in grado di eguagliare le mie abilità con la balestra. Diciamo che ho provato a impressionarti comunque. Se sei così determinato, devi avere delle buone ragioni. Che ne dici di dare la caccia a tre cinghiali e portarmeli? Li troverai a est di qui, al crinale della gola rosa, della gola rossa. Ah, ecco, vedi? Ok, quindi per reclutarlo lui ha la side quest praticamente. Ah, ok. Ah, sì, ok. Va bene anche solo sconfiggerli. Perfetto. I cinghiali sono delle creature feroci. Per abbattere anche solo uno serve il più duro dei cacciatori. Ciò significa che... prima facciamo un discorsetto. Adoro i ragazzini di questa città. Mi piace vederli crescere, in senso paterno, suppongo. Anche perché, in un altro senso, mi sembra un po'... giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, vivono, imparano e crescono. Proprio come fa un germoglio prima di fiorire. Ma ahimè, riesco a sentire un odore nell'aria.
un odore di non cambiamento e non in meglio. Ecco, tutti che hanno sto sentore di tragedia, che effettivamente è così. Il vento porta con sé l'odore da molto lontano. Speravo di sbagliarmi, ma da quando abbiamo iniziato a parlare l'ho percepito chiaramente. Qualsiasi minaccia ci sia là fuori è destinata ad arrivare fin qui. Ruberà la possibilità di fiorire a questi ragazzini. Ecco perché ho deciso di unirmi a te. Oh, Kuroto entra nel gruppo. Cacciatore pacifico. Guarda che bello con la balestra. Ah, È un piacere averti con noi. Top. E quindi anche lui reclutato. E io penso che lui ora lo possa mettere molto probabilmente anche al posto della ragazza carina e coccolosa. Che sì, va bene, è carina e coccolosa, però sinceramente, dal punto di vista offensivo, è un po'. Ah, vabbè, effettivamente lo posso portare anche tra le riserve. Ah, no, tra le riserve. Membri necessari. Ok, però. Ah, posso. Oddio, posso mettere lei tra le riserve? Però togliere Lian un pochettino mi dispiace. Però. Tra l'altro, lui ha una D. Che cos'è quella D? Una specie di protezione. Il piacere è mio. Allora, aspettate un secondo, perché io volevo vedere. Ecco, vedi, lui livello 6. Minchia. Ora, i personaggi in riserva prendono esperienza? Secondo me, no. Secondo me, no. Può usare la runa della terra lui, però. Oh, mi piace questa cosa. Mi piace tantissimo questa cosa. Allora, vediamo come è combinato. Comando, difesa, assume una posizione difensiva. Ok, abilità potenziata. Aumenta la resistenza alla città del 30. Di armatura. Vedi, lui ha tipo di armatura. Ma armatura cosa? È data dal. È questa qua, l'abilità potenziata che praticamente mi sa, perché il colore è uguale. Vedi, runa della resistenza alla cecità. Allora, io voglio andare invece nel negozio di rune un secondo. Ma perché? Allora. Ecco, vedi, posso mettergli rune della terra. Dono la capacità di esercitare la magia di livello 1-3. Ma la runa della cecità però. Ah, ok, mi è rimasta. Che tra l'altro per lui effettivamente la resistenza alla cecità è ottima, perché essendo che lui appunto lancia con la balestra. Certo, come magia è un po' deboluccio, perché ha 37, quindi tecnicamente molto meglio questa. Però ero curioso di vedere gli attacchi terra, perché se con gli attacchi terra ho praticamente un attacco AOE, risolvo praticamente. Vedi, qui non me le fai equipaggiare. Vabbè, voglio vedere. Voglio vedere. Ah, ecco, dettagli. Guarigione della terra. Guarisci lo stato di un alleato 25 MP. Colpo di roccia, danni moderati a un nemico. Scuotitore della terra, danni moderati terra a tutti i nemici. Minchia, 55 MP. Io ne ho 37 come massimo MP. Niente, rip.
Ah, potrei darla a lei. Lei sì. Lei potrebbe farlo. Solo che però con la runa dell'acqua mi cura. Questo è vero perché posso fare comunque tanti danni terra, però cioè, consumerei 55 MP alla volta. Cioè, faccio una magia e praticamente devo ricaricare gli MP. Finirei nel gio col giocare così. Che oddio, potrebbe essere una strategia, però. No, va bene, facciamo così però, dai, va bene così. Tra l'altro, volevo capire effettivamente l'armatura, che cosa intende come armatura. Cioè, lui ha sta D praticamente come armatura, ma non capisco. Alleati grandi usano due slot. Ah, quindi anche qui ci saranno le bestie, quelle grosse. Vedi, perché lui ha armatura D, però anche gli altri hanno la dicitura, ma nessuno con armatura D. Io non ho capito, sta armatura D. Dove me la spiegate? Non me la spiegate, perché giustamente non me la spiegate. Va bene, lo vedremo possibilmente durante i combattimenti. Oh. Perché sembra quasi la stessa armatura che aveva il boss. Che io gliel'ho spaccata. 2, quindi dovrei avrei dovuto portare a livello 3, però vabbè. Eccoci qua. Questo è il posto nominato dall'anziano. Ora dobbiamo trovare il segno. Eccolo. Vediamo se sono personaggi anche loro. Penso di sì. Eh sì, Jutus, che giornata generale e che scoperta fortunata della selvaggina. Potremmo preparare dello stufato. Ancora una volta la fortuna ride al possente Kogen. È fantastico, generale. La seguirò fino alla fine dei miei giorni e anche oltre. Ha semplicemente recuperato la selvaggina dalla trappola. Adesso possiamo tornare al castello trionfanti. Ecco, quindi ora loro apriranno. Ah, ecco, vedi? Tipo passaggio. Manco un proprio passaggio segreto. Beh, Noah, che dici? Quelli sono chiaramente i banditi che stiamo cercando. Sembrano parecchi sospetti, ma. Però quelli gli hanno detto che avevano i vestiti rosa. Però ce n'è uno con la barba. Stanno entrando. Non lasciamoli fuggire. Ok, qui possiamo salvare. Madonna, sto pad. Che palle! Cioè, guarda, guarda come drifta! Madonna, quanti salvataggi posso fare? Quanti salvataggi posso fare? Minchia, 20 salvataggi posso fare.